Oggi le lavoratrici e i lavoratori di Elica sono qui a Roma al Ministero dello Sviluppo Economico per rivendicare il mantenimento degli impegni presi dalle istituzioni e per chiedere all'azienda di fare sforzi ulteriori. Dopo l'annuncio dello scempio industriale del 31 di marzo, con cui Elica annunciava il 70% della delocalizzazione di tutte le sue produzioni in Polonia, è iniziata una grande lotta, in seguito alla quale l'azienda è stata costretta a rivedere il suo piano industriale. Oggi stiamo ragionando su una proposta di reshoring portata avanti e sostenuta dalle lavoratrici e dai lavoratori. Nel momento dell'avvertenza le istituzioni sono venute tutte a fare le passerelle, a dimostrare la solidarietà alle persone in lotta. Oggi è il momento che quella solidarietà, quelle parole diventino fatti concreti, a sostegno di un piano che vede il lavoro che ritorna in Italia in controtendenza con quello che sta avvenendo nelle altre aziende. Per questo oggi siamo qui. Elica deve fare uno sforzo ulteriore perché sul territorio ha trovato la sua fortuna e non può tradire così le sue persone. Noi siamo qui per rivendicare il lavoro che resta in Italia, un progetto industriale che mette al centro un territorio che già soffre di processi di desertificazione industriale da oltre un decennio, per una proposta che poi deve riguardare tutto il paese. Questa è la grande lotta e se le istituzioni e l'azienda non faranno la loro parte, noi non ci fermeremo. Allora, buonasera a tutti, sono una figlia di una dipendente dell'Elica, sono molto schietta e veloce. Un messaggio che voglio mandare a tutti quanti è che se dopo questa cosa non abbiamo più una sicurezza nel lavoro noi giovani e se voi continuate a dire che volete puntare sui giovani, questo non è l'esempio giusto, perché gli adulti devono dare un buon esempio a noi, sennò qua le cose non vanno abbastanza bene. Quindi io spero che questa gente riuscirà a ritornare a lavorare seriamente e grazie a questa lotta spero che vengano ripagati per bene, visto che ci stanno mettendo il cuore come c'è scritto in questa maglia. Mi chiamo Francesca Liggia, lavoro in Elica da 18 anni e improvvisamente il 31 marzo di quest'anno il nostro presidente ci ha detto che entro il 2023 avrebbe licenziato 409 dipendenti e noi oggi siamo qui dopo vari altre scioperi, altre manifestazioni, oggi siamo qui finalmente a Roma davanti al Ministero dello Sviluppo Economico per cercare di avere una risposta, di sapere se possiamo continuare a lavorare. Siamo qui, siamo tanti dipendenti, sono qui insieme praticamente alla mia famiglia perché io vengo dalla Sardegna. Per 18 anni loro sono stati la mia famiglia e spero che possano continuare ad esserlo, di continuare a lavorare perché noi siamo bravi in quello che facciamo e non è giusto che insomma ci tolgano il lavoro così per poter guadagnare, diciamo così, un qualcosina di più loro e noi invece ci vogliono buttare in mezzo a una strada. Ma noi abbiamo una famiglia, abbiamo una casa, abbiamo i figli, che cosa diamo ai nostri figli se ci tolgono il lavoro?